Per la cronaca oggi non fa tanto caldo, si sta benissimo. Questo vlog sarà incentrato su questa cameretta perché la videocamera è qua, quindi ogni volta che la prendo registro da qua. Stiamo per uscire, io ho mangiato la mia insalatona, Andrea anche. Sembra che sto facendo un video. Ciao! Non è un vlog se non trema la videocamera. Comunque, ho male dappertutto, mi fa male tipo l'anca, c'ho l'anca sbilenca e mi fanno male i talloni. Smetti, l'hai già mangiato! Ma la sentite? Dobbiamo portare Hunter dalla signora della gelateria. Dopodiché vi dobbiamo riportare a voi. Dobbiamo riportare Hunter qui. In tutto ciò ho aggiornato anche Snapchat, stavo dicendo Facebook, perché ho aggiornato chi mi segue in live. E ho fatto tutti gli screen di tutte le offese e le persone che minavano comunque al benessere, alla community che comunque che vuole essere YouTube. E ho avuto un riscontro positivo da appunto il cugino di Andrea, che è un avvocato. Appunto, adesso dobbiamo far passare questo periodo di ferie, diciamo, della maggior parte delle persone. Però poi quando è si muoverà il tutto. E sono molto contenta perché finalmente è la prima volta che riesco a fare qualcosa di. Come si dice, di positivo da una cosa negativa, che dagli screen negativi, dalle parole veramente orribili che mi sono arrivate, perché, ripeto, un conto è una critica, un conto è veramente un'offesa, un'offesa, e non solo a me, mia madre, Andrea, cioè, la cosa figa è che sono riuscita a fare tutti gli screenshot in tempo, prima che queste persone togliessero tutti i commenti, perché queste stesse persone evidentemente hanno capito, perché non ho fatto intendere nulla, ma mi sono mossa come mi hanno detto di fare, nel senso prima di fargli screen e poi bloccare questi utenti. Quindi coloro che avranno intenzione di offendere, non una critica, ma offendere pesantemente la mia vita, il mio passato, il mio presente, il mio futuro e quello della mia famiglia, dei miei familiari, verrà legalmente punito e prima di tutto ovviamente bannato dal mio canale. Per la prima volta Gloria banna qualcuno e ora capisco perché la gente banna. Io dico, ma perché? Ma lascialo parlare. Mi sono arrivati dei messaggi veramente brutti, ma brutti, ma brutti, ma brutti, ed è la volta di smetterla. Cioè, una raga, io penso a una ragazzina che riceva queste cose e non ha la forza o comunque il coraggio di dire no, di dire basta a queste persone. E noi che comunque siamo delle influencer, siamo delle persone che hanno voce su tante persone o abbiamo comunque un seguito, non facciamo niente. Cioè, non dico di essere esagerate, oh mio Dio, mi stai offendendo, non ti piace come ho girato il video, non ti piaccio io. Quelle, ripeto, sono critiche, possono anche essere costruttive se dette con educazione, ma quando si cade nella pena totale, cioè proprio nelle offese così schifose, c'è veramente bisogno di fare qualcosa e basta. Allora, anche oggi abbiamo fatto razzia di roba, perché ogni volta che escono le brioche quindi ci tocca prendere i salti pasticcini. Il segreto che me lo chiedete in molte per non ingrassare non c'è. Ho la batteria scarica, me ne sono resa conto solo accendendola oggi. Dobbiamo andare a Milano per lei, perché io un tempo fa ve l'avevo detto che, non so, vabbè, chi mi segue da tanto lo sa. La mia mamma sono anni, veramente tanti, più di 10 anni che è No, dietro. 10 anni. 10 anni? Ah, 10 anni che è dietro a scrivere un libro che ha finito e adesso stiamo andando a Milano per vedere di farlo pubblicare. Dobbiamo parlare un po' con un nostro amico, con un suo amico e un amico di papà, era, no? Giusto? Adesso prima di andare stiamo andando a bere un caffè. Caffè, la stazione qua vicino. Abbiamo lasciato la macchina qua all'Esselunga perché la stazione è qua. Allora, siccome devo rifare la carta d'identità, ho fatto le foto già che ci siamo. Guardate che faccio! Qua non ci sono i filtri! Mamma mia, che faccia spaventata che ho! Guardate! Sembra tipo un topo! Cos'è sta roba? Ok, siamo venuti a fare la pappa. Abbiamo trovato questo posto per strada. E tra l'altro sembra che siamo fuori, ma c'è una vetrina tra noi e l'esterno. E abbiamo preso questa pasta fredda. E io ho preso poi il totano ripieno. Anche te? Ma veramente? Io ho sentito che gli hai dato un'altra roba, mamma. Secondo totano. Va che hai ordinato una mucca. E niente.
adesso siccome è presto facciamo la pappa e poi ci dirigiamo qua dietro. Praticamente siamo nella zona dove ero andata alla spa, qua a Porta Romana, giusto? E dietro praticamente all'uscita della metro c'è la spa. Quanto si prende? Infatti è già fredda la pasta, potrei parlare con voi per ore perché tanto è già fredda. Cioè non ce la posso fare. Sono piena. Sto male. Comunque il totem è buonissimo, è tutto buono, ma non ce la faccio più. Siamo solo noi. No, non è, sto male. Oh, le vampate di caldo. Mi sento pienissimo. Buonasera. Stiamo tornando a casa, che siamo state con la Lu, che già che eravamo a Milano gli abbiamo scritto se voleva venirci a salutare. Siamo stati insieme e era già passato un botto, praticamente un mese. Stiamo tornando indietro e io sono passata in edicola a prendermi la rivista To Style, perché a pagina 92, che quando pubblicherò il video sì, farete ancora in tempo a leggermi, e c'è un'intervista che Ilaria, la ragazza che mi ha chiesto appunto se volevo finire sulla rivista To Style, mi ha fatto, e sono super contenta perché mi ha fatto parlare di un argomento delicato, cioè come affrontare una perdita sul web, e come voi mi siete stati di grande aiuto, quindi per me è una specie di ringraziamento anche per voi. E allora la mamma mangia con noi, che... Sto guardando forte. Pensavo alla pastita, mamma. Buonasera, buongiorno, buon giovedì. Ciao. Siamo in questo posto che fanno tutte le fritture di cose. E abbiamo messo un'esca perché qua vicino ci sono due. Non va internet? Perfetto. Ha detto giro la videocamera che dico quello che devo dire. Ah, ok, ecco, cosa abbiamo ordinato? Roba importantissima, parliamo di cibo. Fish and chips. Non ci aiuterà nella fine. Cioè, guardate questi gamberoni, dico... Guardate questi gamberoni. Buongiorno e buon venerdì. Guardate fuori che casino. No, non è vero, non si vede niente. Ma vi assicuro che se usciamo inizierete a sentire tipo il vento che fischia. Adesso già si è calmato. Guarda se dondolo. Mi stavo per chiudere fuori. Cacchio è? Oh mio Dio, c'era tipo un calabrone gigante. Oh mio Dio, mi si stava avvicinando. Comunque, tornando a noi, oggi non farò niente, assolutamente niente. Perché io purtroppo tante cose non ve le dico. Ma non perché non mi fido di voi, ma assolutamente perché io non mi fido delle altre persone che mi guardano. Perché essendo su una piattaforma pubblica, non mi guardano solo le mie patatine, i miei patatini. Mi guardano anche gli haters. E quindi io non voglio, per scaramanzia, perché sono comunque cavoli nostri, non voglio più di tanto andare a dire che cosa in realtà succede nella mia vita, perché ci sono tanti aspetti, tante cose che succedono nella mia vita durante il giorno, nella nostra vita, che ovviamente io non vi dico. Questo perché è giusto che si tenga anche un po' di privacy, no? In questi vlog, quello che forse anche gli haters non hanno capito, ma so che voi avete capito perché mi seguite proprio per quello, sono vlog di svago, cioè dovete prenderli come... Voi fate compagnia a me nei momenti di svago e io faccio compagnia a voi, spero, e cerco di fare, insomma. Ma cioè non vuol dire che io, se vi faccio vedere che palle oggi, ho fatto questo, che noia, vuol dire che in realtà ho fatto solo quello, capito? O magari se vi elenco quello che ho fatto, allora vi ho menzionato tutto. No, perché ci sono fatti della mia vita che preferisco e preferiamo giustamente tenere privati. E per scaramanzia anche tante cose non le diciamo, perché la gente porta sfiga, è questo il fatto. Tante cose che magari noi facciamo o ci succedono nella nostra vita coinvolgono anche tante altre persone che non vogliono finire nei video, sul web, insomma. E quindi io rispetto la loro cosa e non riprendo, non vi racconto determinate cose che magari facciamo in quella giornata. Quindi questo weekly ho notato che è un po' un weekly palla. Molto palla, perché parlo tantissimo e vi racconto, vi metto a lucido, io vi racconto, vi metto a lucido, è dedicato sempre a queste persone che parlano, non a voi che mi seguite con amore, quindi sì, sono un po' noiosa in questo weekly. Questa è la mia pappa di oggi, stavo per pranzare e l'altro giorno avevo preso Alessia Lunga quando sono tornata da Milano,
questa insalatona con dentro i gamberetti, sì, tipo i gamberetti sgusciati cotti al vapore, e io ho aggiunto questi due. E tra l'altro l'ho pagata pochissimo questa, mi pare un euro e qualcosa, perché era scontata del 40 alla cassa. E io li adoro questi insalatoni, perché quando non so che mangiarmi e voglio qualcosa di pronto, ci sono queste, che poi io i gamberoni, il pesce lo adoro, quindi buon appetito! Oh, vabbè, su Sky stanno dando Mrs. Doubtfire, l'ho dovuto mettere dall'inizio perché anche ieri lo stavano dando, e... però no, siamo usciti, Andrea, non abbiamo fatto in tempo a guardarlo, e adesso lo stavo... cioè l'ho rimesso da capo, sono arrivata più o meno a metà. Fa molto da ridere, e poi sono i film di una volta che ti trasmettono i valori che oramai si sono andati un po' a perdere. E niente, adesso mi stavo facendo di nuovo i crostini, questi qui, perché ho voglia di un dolcetto in realtà. Oh, eccoli qua. Praticamente ho fatto come la cheesecake. Ho preso due cucchiai di Philadelphia, avevo questi Oreo, questo pacchettino di Oreo, poi ho fatto questa cremina sopra questi crostini con sopra un po' sbriciolata la parte croccante dell'Oreo. Buon pomeriggio, ciao! Stiamo andando a fare la spesa. In realtà io sto accompagnando mamma, perché era da sola e stava piangendo e mi ha chiesto se volevo andare con lei. Stavo piangendo. Stavo piangendo. C'è un tempo veramente brutto, è peccaminoso, mamma mia. Questo tempo. Mamma mia. Tu giochi diverso da me. Perché? Perché tocchi i rovini al lato lì della... cambio le palle, tu ancora non sei a quei livelli. Perché? Io non sono all'ottavo... Tu ancora non sei a quei livelli. Sono all'ottavo livello però, in due giorni. Brava. Allora, ero qua che ragionavo nella mia testa, dicevo, mamma, sei scema. No, questa ve la devo dire. Ero qua che ragionavo e dicevo, cavolo, sto vlog speriamo di non farlo troppo lungo quando dovrò montarlo stasera, perché devo dividerlo come al solito due pezzi. E cacchio, 15 minuti. Poi ho detto, ma che cazzo sto dicendo? Cioè, io non ve l'ho detto, mi hanno tolto il blocco. Cioè, l'altro giorno sono entrata su YouTube. Sono entrata su YouTube e sono andata nella sezione, quella del copyright, perché adesso oramai ho la paura che ogni volta mi escono i video con le canzoni che uso, magari anche solo di un anno fa, però me le dà adesso con la violazione di copyright, e quindi per la paura vado a vedere col copyright e levo i video. Infatti ho tolto un sacco di video, tipo gli swatch di Liquid Sweat di NYX, che quello ci ho messo veramente l'anima per montarlo, e mi è dispiaciuto un sacco toglierlo, perché violava il copyright la canzone, ma me l'ha data tipo due mesi dopo la violazione, non subito. Quindi l'ho dovuto togliere, come tanti altri video. Adesso avevo il terrore di caricare video sopra i 15, tipo questo vlog, perché ho detto, cacchio, dovrò tagliare un sacco di pezzi. E invece no, e infatti sono contentissima e ci tenevo a dirvelo, perché evidentemente quella storia che YouTube ti monitora, se hai tipo la buona condotta, anche se hai il blocco del canale dovuto a una violazione, bla bla bla, evidentemente hanno visto che sono una buona utente e mi ha tolto il blocco, e sono molto contenta di questa cosa, quindi ci tenevo a dirvelo perché vi ho avvisato di tutto il procedimento che era successo, e ci tenevo a dirvi anche questo. Un'altra cosa che ci tengo a dirvi soprattutto è che i video li spezzerò sempre in due, così da poter avere più contenuti, perché questa cosa del doppio video alla fine è un beneficio per entrambi, perché io sì, mi sbatto un po' di più a montarlo perché devo fare due video e sono 2 giga ciascuno più o meno su per giù, e con la connessione merdosa che ho ci sto sveglia tutta la notte, e perché devo aspettare che... insomma, è un casino. Però è uno sbattimento che faccio volentieri, perché almeno posso avere più minuti da poter dare a voi. Cioè, nel senso, anche sta cosa adesso che mi hanno tolto il blocco, non devo fare i 14 minuti e 30 e non sforare più di quelli, o più di comunque 14:59, ma posso fare anche 15 o 16 o 17 e 20. Cioè, è una cosa bellissima, perché almeno saranno due weekly top. E un'altra cosa che mi ha fatto notare Andrea è che tante persone hanno una connessione magari schifosa come la mia, e quindi dico quella, sia quella di casa che quella magari col telefono. Tante persone si guardano i miei video col telefono e fanno fuori tutti i giga per guardarsi i weekly. Tipo Andrea, quando è fuori casa, si riguarda il sabato e si fa fuori tutti i giga per guardare i miei video. E pensate se erano tutti in uno, cioè se era
tipo un unico video faceva fuori tutti i giga insieme, invece magari uno ha la possibilità con questa cosa della divisione di guardarseli in due volte. Niente, tutto questo pappardello per dirvi che sono contentissima e che continuerò con la divisione dei video e spero faccia piacere anche a voi. Basta. Buonasera, abbiamo mangiato il gelato, solo che non potevamo riprendere la gelateria perché c'è tanto disegno gigante. C'è tanto di simbolo gigante vietato filmare, fotografare. E Gloria stava filmando e fotografando. Esatto. Fai un sondaggio, come mai i blu sono deboli? Se sono deboli in tutta Italia. Una domanda, siete deboli in tutta Italia, blu? Sondaggio. Ok, rispondete, blu inteso squadra di Pokémon. E adesso stiamo aspettando che arrivano anche Steel, Silve e Katia, che non arriveranno, vero? Saremo solo noi stasera. Io vi saluto, vi chiudo qui questo weekly, vi salutiamo anzi tutti e tre. Speriamo che vi abbiano tenuto compagnia come sempre. Sempre, mi è andata via la voce come sempre. Stasera ho incontrato tre patatine. E qua Gallarate, infatti ci tenevo a salutarvi ancora. Ciao! E niente, se mi vedete fermatemi, come sempre, che ci facciamo una fotina insieme. Ritornando a noi, spero che questi weekly vi siano piaciuti. Vi mando un mega iper bacione, come sempre, ci vediamo al prossimo. Ciao! 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 Ciao!